infelice. Qualche settimana fa sono stata contattata da Libera, che è un'associazione che si occupa attivamente e concretamente della lotta contro la mafia e la criminalità organizzata, e mi hanno fatto la proposta di dedicare lo scaffale della legalità a una vittima di mafia. Una proposta che è stata accolta positivamente, soprattutto perché tante volte noi vediamo edifici, biblioteche e strutture in generale essere dedicate sia a vittime della criminalità organizzata, ma la maggior parte delle volte si tratta di uomini. Non si capisce perché, se ci fate caso, è ricorrente trovare vie, edifici dedicati a Borsellino, a Falcone, dalla Chiesa, a tante altre vittime. Delle donne si tende sempre un po' a dimenticarsene. E allora mi son detta, perché non dedicarlo a Emanuela Loi? Devo dire che un po' per ragioni personali sono sempre stata legata alla figura di Emanuela Loi. Quando c'è stata la strage di via D'Amelio, Emanuela faceva parte della scorta di Paolo Borsellino ed è stata la prima donna della Polizia di Stato a perdere la vita nell'espletamento del proprio servizio. Sono rimasta particolarmente colpita perché all'epoca io ero una bambina, avevo poco più di 7 anni, e stavamo traslocando, per cui tra un trasloco e l'altro io passavo diverse ore della giornata davanti alla televisione. E in quei giorni ovviamente c'erano le edizioni straordinarie dei telegiornali che si susseguivano. E mi era rimasta particolarmente impressa la figura di questa ragazza, perché Emanuela all'epoca era poco più che una ragazza, era una giovane donna che si affacciava alla vita e al lavoro. Per cui mi sono detta, qual è l'occasione migliore se non questa per dedicare a lei, quindi a una donna, lo scaffale della legalità della nostra biblioteca. Mi sono detta, ma si può andare oltre? E allora abbiamo iniziato a pensare a degli spazi disponibili che non fossero già dedicati a qualcun altro, e è venuta in mente la nostra sala studio. Siccome non è dedicata ancora a nessuno, ci è sembrato un bel modo per intitolarla a Emanuela, per cui nel mese di gennaio faremo l'inaugurazione appunto della targa che celebrerà il ricordo di Emanuela. E abbiamo scelto la sala studio anche perché è molto frequentata dai ragazzi, quindi dagli adulti del domani, e l'esempio di Emanuela può essere un esempio per tutti noi. Quando magari ci lamentiamo, noi spesso ci lamentiamo anche sul posto di lavoro, di tutte le cose che non vanno, della pesantezza, ecco, a me viene da dire, fermiamoci ogni tanto a pensare a chi veramente fa dei lavori dove esce la mattina e non sa se e quando tornerà a casa e come tornerà a casa, perché purtroppo ci sono tanti lavoratori e tante lavoratrici che fanno delle professioni rischiose, quindi noi dobbiamo ricordarci di questo, soprattutto noi giovani dobbiamo avere questa consapevolezza, per cui sono molto contenta di poter dedicare quest'oggi lo scaffale, e lo saremo ancora di più il mese prossimo quando dedicheremo appunto la nostra sala studio a Emanuela Loi. Io adesso lascerei la parola a Leonardo. Grazie innanzitutto, grazie assessore, scusate per il ritardo, ma fuori c'è l'inferno. Non leggo i messaggi, è che l'unico modo che ho avuto per prendere due appunti era il telefono in mezzo al traffico. Brevissimo, perché siamo qua? Inizierei con una frase di Paolo Borsellino, di cui Emanuela era agente di scorta. La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà, che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Diverso tempo fa siamo stati invitati con altri volontari di Libera a l'intitolazione di una biblioteca non a una vittima innocente di mafia, ed era un convegno che si intitolava L'informazione e libertà. Questo convegno era in Sicilia, era ad Agrigento per l'esattezza, e mi trovai in aeroporto dovendo fare il viaggio aereo, poi pullman per Agrigento, eccetera eccetera. Dico, vabbè, passo in edicola, compro un po' di cose. Presi un quotidiano, presi un settimanale di vini, perché mi piace leggere di vini, e anche un libro, perché sarei stato lì almeno un paio di giorni. Scontrino, 27 euro, e però parlavo di, cioè, avevo comprato informazione sulla mia passione, avevo comprato informazione sulla quotidianità politica, cronaca,
sul mio territorio. Avevo comprato cultura e però mi era costato 27 euro. E riflettendo su questa cosa, l'informazione e libertà, mi rendevo conto e me ne sono reso conto poi nel corso del tempo che in realtà l'informazione costa e quindi la libertà costa. E gli unici spazi in cui veramente la libertà non costa sono le biblioteche. Ed è quella l'importanza delle biblioteche, soprattutto nei momenti storici come questo in cui si parla sempre di crisi, di crisi, di crisi, però oggettivamente è vero. Se devo scegliere fra spendere 27 euro per fare le cose necessarie, banalmente l'abbonamento della metro, o comprare un quotidiano, una rivista di vini o un libro, probabilmente rinuncio all'informazione e quindi rinuncio a quel pezzo di libertà che invece mi dovrebbe essere garantito banalmente dalla Costituzione. Le biblioteche fanno questo. Le biblioteche garantiscono quel pezzetto di libertà a ognuno di noi. Su quello che diceva Borsellino, che la lotta alla mafia, il contrasto alla mafia deve essere prima di tutto un movimento culturale, Libera ci crede profondamente. Questi 20 anni di storia, i percorsi nelle scuole, i percorsi con i ragazzi, i percorsi di educazione, di cultura alla legalità, sono la dimostrazione di questo impegno verso questa diffusione della cultura. Chiaramente gli spazi di libertà vanno assolutamente coinvolti all'interno di questo percorso. Chiaro, facile, quando lo dice Borsellino, che viveva a Palermo. Io a Palermo sono cresciuto e ho vissuto praticamente fino a 27 anni, in un posto dove l'analfabetizzazione è a livelli del 30% fra i giovani della vostra età. È normale che ci voglia un percorso di cultura, cioè che ci vogliono percorsi culturali, di invito a conquistarsi questa libertà. Ma tenete presente che San Giuliano, come il sud-est Milano, non è Palermo per tante ragioni, ma non è che siamo lontani anni luce, perché i beni confiscati nel territorio ci raccontano che in 8 comuni ci abbiamo 100 beni confiscati, quindi qualcuno a cui confiscarli ci doveva essere. Quindi comunque i nostri territori sono pervasi dalla criminalità organizzata, e lo sono, ce lo raccontano anche i processi su Milano, sulla Lombardia. E quindi riconquistare questi spazi di legalità diventa fondamentale. Questa cosa ha spinto il presidio del sud-est Milano, Renata Fonte, Giuseppe Salvatore e Barbara Asta, mica il nome lungo, non è un nome lungo che ci piace avere il codice fiscale più lungo degli altri, ma perché per noi è importante ricordare le 4 vittime di mafia alle quali è dedicato il nostro presidio, ci ha spinto quest'estate a riflettere su come si potesse fare questo percorso di cultura della legalità e quindi di guadagno della libertà da parte dei cittadini del sud-est. E abbiamo mandato una mail agli assessori alla cultura e ai sindaci di 14 comuni nel sud-est di Milano. Sabato mattina la biblioteca di Vimodrone è stata intitolata a Lea Garofalo. È stata appena aperta ed intitolata a Lea Garofalo. La biblioteca di San Giuliano Milanese, oggi è lunedì, di domenica sono chiuse, perché se no ci beccavamo pure la domenica, di lunedì dedica lo scaffale della legalità a Emanuela Loi, vittima innocente di mafia. Da domani a Peschiera Borromeo e a Dresano saranno aperti gli scaffali della legalità. San Donato Milanese inaugurerà il 14, mercoledì, lo scaffale della legalità all'interno di una delle sue biblioteche, che ha già una persona alla quale è dedicata, a Emanuela Setti Carraro. 3 donne su 3. Quindi evidentemente questo percorso ha funzionato. Mi preme sottolineare una cosa: noi abbiamo chiesto ai comuni del sud-est di Milano di prendere il patrimonio bibliografico su una bibliografia che è quella dell'antimafia, della legalità, distribuita in vari pezzi
nella sezione ragazzi ci saranno stati 3 libri sull'antimafia, nella sezione sociologia 3 libri di sociologia dell'antimafia, nella sezione saggistica 10 libri sull'antimafia. Abbiamo solo chiesto di prenderli tutti e metterli in uno scaffale. Qualcuno ha rilanciato dicendo no, dedichiamolo a una vittima innocente di mafia, perché si deve, il percorso è questo, questa conquista va fatta e va fatta fino in fondo. E per questo, oltre a ricordarmi bene dei 16 comuni, chi non ha risposto a quella mail, mi piace ringraziare invece chi ha risposto e soprattutto chi ha rilanciato, come Vimodrone, come San Giuliano Milanese, come San Donato Milanese, perché significa che questo pezzo di conquista della libertà anche la vostra amministrazione ve lo vuole garantire. E quindi, diciamo, è questo il senso di questa serata. Io mi fermerei qui perché avevo promesso di essere breve, però passerei la parola a un familiare di una vittima innocente di mafia. Marcella Fiorani è la Marisa Fiorani è la mamma di Marcella, una vittima innocente di mafia, e Marisa con Libera fa parte del gruppo dei familiari delle vittime innocenti di mafia e dedica il suo impegno ormai da anni alla memoria delle vittime innocenti di mafia. Quindi il perché ci sia un valore aggiunto nel dedicare uno scaffale a una persona, secondo me è più giusto che ve lo spieghi lei.